Buongiorno, ben ritrovati, venite ad abbeverarvi alle fonti. Devo dire, mi faceva un po' impressione avere il countdown nell'auricolare, perché dentro di me speravo di non finire come missione come l'Apollo 13, cioè che ha visto la Luna da lontano, poi è tornata indietro anche a rischio della vita dei piloti. Spero abbiate visto quel capolavoro di Ron Howard con Tom Hanks. Bene, devo subito dare una delusione a tutti coloro che hanno scritto, commentato, dopo che si era sparsa tra i nostri quattro affezionati la notizia che questa mattina ripartiva un appuntamento in streaming, io, che non conto nulla, insieme a Adriano Panatta. Quindi qualcuno ha pensato a una riedizione di Ai Piroso, che tanto ha fatto nella storia della 7, 425 puntate in 2 anni, in compagnia di uno scrittore, anche Fulvio Abate, vogliamo qui ricordarlo alla memoria, ma mi fa piacere in questa puntata di debutto partire con Adriano Panatta, che è in collegamento da Treviso. Buongiorno Panatta. Buongiorno Piroso, come sta? Adesso che la vedo un po' meno bene, però diciamo che spero che nell'arco di questa mezz'oretta insieme potremo riprenderci. Anch'io ho la stessa sensazione, cioè non ho tanta voglia di parlare con lei, devo dire. Però se dobbiamo farlo, lo facciamo. Non è che... Ho fatto anche cose peggiori, insomma, non è che... Lei ha fatto cose peggiori? Beh sì, parlare con persone anche insomma peggiori di lei. Sì. Lei sta, diciamo, nella hit parade, diciamo, delle persone con cui io non voglio parlare. Però, insomma, vista l'amicizia che ormai trentennale, credo, ormai trentennale, si è Sì. messa la cravatta oggi? Per lei non ci crederà, ma volevo omaggiare un più grande campione di tennis che l'Italia abbia mai avuto in questo e anche nell'altro secolo, perché i giovani, dico, i giovani tennisti devono ancora dimostrare quello che valgono, secondo me, mentre invece Adriano Panatta ci ha consegnato nell'annata d'oro del 1976 gli internazionali di Roma, gli internazionali di Parigi, la Coppa Davis, per cui lei ha sempre raccontato che nel 1976 in Cile, dove vigeva il famigerato regime fascista del generale Augusto Pinochet, in uno stadio militarizzato dalle forze di polizia del regime, lei e il suo sodale nella finale avete sfoggiato magliette rosse in segno di rivolta, ribellione al regime di Pinochet. È così? Un'altra volta questa storia della maglietta rossa. No, Volevo... perché lei sa qual è il retroscena che nessuno racconta mai. Quello Qual è? che voi avete usato le magliette rosse, non perché volevate mandare un segnale al regime di Pinochet, ma perché vi eravate persi il bagaglio con le magliette bianche della nazionale tennis e quindi avete preso le due che avevate di mano, che erano rosse, ma potevano essere gialle, potevano essere Lo verdi. vede perché io non volevo parlare con lei, perché cioè, lei negli anni è anche peggiorato. Prima che mi dimentico, mi deve Sì. mandare con un SMS, un WhatsApp Sì. con l'indirizzo del suo parrucchiere, perché devo dire che sono rimasto colpito dal taglio che Tacco. lei... Mi ricordo quando lei portava le trecce, lei portava le trecce, insomma. Sì. Praticamente fino al fondo schiena, sembrava una vecchia Siuk, no? Ormai insomma, molto Un matura. appartenente alla tribù, È come avrebbe detto il diventato. nostro amico Alfredo Cerruti, un appartenente Sì. alla tribù dei Frocheyen, quello lei stava dicendo. Froce Yen, bravo. Sì. Esatto, Nostro sì. amico Alfredo, poverino, che non c'è più e al quale abbiamo voluto tanto bene, ci ha fatto tanto ridere, devo dire. Negli anni d'oro in cui poteva ancora ridere. Senza paura di essere censurati dal tribunale del politicamente corretto, questo No, mi quella è dice una lei. cosa che a me non si sopporta più, non si può dire per niente, non si può dire niente. Bisogna stare attenti. Io che ogni tanto faccio qualche trasmissione televisiva, non ci sono più raccomandazioni su quello che
potrebbe essere interessante dire, ma soprattutto di quello che non si può dire, ma anche cose, diciamo, che fino a 20-30 anni fa ci sembravano forse anche un po' spiritose, e oggi non si possono dire, sono tutti terrorizzati. Come mai? È anche un po' colpa sua? Allora, osservazione quella di Adriano Panatta, assolutamente pertinente e corretta. Credo che si sia generato una spirale al peggio, non al meglio, un circolo vizioso, non un circolo virtuoso, per cui ogni volta che uno dice una cosa che qualcun altro reputa politicamente scorretta, si apre il dibattito, parte il cosiddetto shitstorm, che sarebbe la tempesta di guano che ti colpisce quando sei in mezzo al guado. Vedete come basta una consonante a cambiare, in mezzo al guado o in mezzo al guano, e c'è subito qualcuno con il ditino che ti dice che quella parola, quell'espressione offende qualcuno. Siamo alla cultura del piagnisteo, alla dittatura della minoranza, per cui la maggioranza deve stare attenta a come parla, perché no, se no qualcuno di una qualsiasi minoranza, si Ma questo offende. perché, secondo lei, cioè, stiamo andando verso, invece che, insomma, la libertà d'espressione, sempre nei canoni dell'educazione, logicamente, non è che, cioè, è anche difficile fare ironia. Credo che per chi insomma, chi cerca di fare ironia, parlo anche dei comici, hanno avuto, credo, un momento, come dire, molto fertile. In cui quando c'era anche Berlusconi, insomma, c'avevano di che parlare, di fare in maniera spiritosa certe osservazioni che facevano anche ridere spesso e volentieri, delle volte secondo me erano un po' eccessive. Però ecco, da quel momento lì, cosa è successo? Io le chiedo, Piroso, cosa è successo? Ma credo che sia successa una cosa molto semplice, cioè che i social, l'irruzione dei social con l'idea che tutti possono parlare con tutti di qualsiasi cosa, perché uno vale uno, ha reso questo universo potenzialmente progressista sempre più conservatore, perché appunto, anziché aprirsi agli altri, ci siamo rinchiusi nei nostri fortini. Tant'è vero che è un paradosso, Panatta. Noi oggi, quella trasmissione che facevamo e che qualcuno pensava che fosse questa di oggi, cioè l'inizio di una nuova serie di Hai Piroso, io e Panatta che commentiamo ogni giorno per mezz'ora l'attualità, ma magari, aggiungo io, non la potremmo fare come l'abbiamo fatta 10 anni fa, 11 anni fa, perché credo che alcune battute, alcuni riferimenti che all'epoca facevamo a cuor leggero, oggi farebbero invocare la nostra crocifissione sulla pubblica piazza. Guarda, le Oggi. dico che io adesso cerco anche di evitare su Twitter. Io ho fatto gli ultimi due Twitter che ho fatto, non sulla politica, sì, ma anche sulla politica. Uno si ricorderà quando c'è stato quel corteo a Berlino dei negazionisti del Covid. Mi Ricorda? ricordo il corteo, mi ricordo anche il suo commento, pensi? Sì. Io dissi, c'è stato un corteo di negazionisti a Berlino perché il Covid non esiste. Punto. Certo, ce ne stanno dei coglioni in giro, dissi. Lei non può capire quello che mi hanno scritto sui negazionisti, logicamente, perché non credo che. Anche molti plausi, dice. Anche plausi. Poi l'ultimo che ho fatto, quando finalmente quel signore un po' obeso, con un gatto biondo in testa, americano, è stato finalmente sconfitto e è andato via dalla Casa Bianca. Io ho detto: il primo viaggio che farò, quando si potrà andare da qualche parte, lo farò in America perché a oggi mi sembra un paese migliore. È un po' capire cosa mi hanno scritto, qualsiasi cosa, come si permette di qua e di là. Lei ha offeso. Ha offeso Donald. Per cui non si può dire più niente, no? Anche le espressioni romane, una volta in una trasmissione l'anno scorso, io dissi che un giocatore
giocatore di calcio, l'ho paragonato a un sorcio che si era intrufolato nella difesa avversaria facendo un gol, tutta da contro la Roma, per quello che... ho dovuto scusarmi di fronte a tutta la regione di questa persona, perché sorcio non si dice, quando invece sorcio a Roma, come lei ben sa, non è un'offesa, per dire che uno si intrufola, cioè, come dire, Si intrufola, insinua, in no, un senso mi viene un'altra parola, ma insomma si insinua in maniera si si insinua molto insinua. Ma rapidamente. guardi, la stupirò perché noi avevamo preparato anche un contributo di infografica a questo proposito, proprio su questo tweet che lei aveva scritto e il tweet di risposta della società del Cagliari Calcio. Credo che adesso possiamo vederlo insieme. In cui, appunto, ecco, insultare Marco Sau è un'offesa al nostro bomber e a tutti i sardi. Panatta campione solo quando giocava. Oh, un tweet ufficiale della società di calcio cagliaritana. Quindi lei poi ha fatto ammenda. No, mi hanno chiesto, poi non ho problema a fare ammenda, non è che sono uno che può tenere il punto per forza, è una battuta romana, non credevo di offendere nessuno, insomma, soprattutto tutti i sardi. Casomai io uno, un sardo, proprio vorrei offenderlo e non glielo sto a dire chi è, non è certamente Sao, insomma, ma un sardo veramente, insomma, anche di più di Di offenderlo, anche più di sorcio. offenderlo. Però... Questo non toglie che ormai è difficile, come dire, comunicare e fare ironia per certi versi. Tanto lui mi domanda chi è, non lo dirò mai. Già ho visto la faccia, la conosco talmente bene io. Non lo dirò mai. No, Per cui... lei che fa? Getta il sasso e poi nasconde la mano. Lei dice. Io sì, io lancio il sasso e nascondo la mano. E allora? Sì, Lei è proprio un essere infingardo. Adesso infingardo, io sono quindi d'accordo. la punirò, però volevo chiederle una cosa. Visto che abbiamo parlato della Sardegna che è tornata, anzi è diventata la prima zona bianca, no? Covid-free da oggi, no? Lei ha visto tutte le polemiche sugli assembramenti, non assembramenti. Vabbè, adesso lei ha ricordato il suo tweet sui negazionisti in corteo a Berlino. Durante il weekend tanta gente ha approfittato di un weekend primaverile per uscire, no? Per assembrarsi, ma io le voglio far vedere due titoli di giornale di ieri per farle capire che secondo me sul Covid c'è tanta confusione. Premesso che io, essendo un sessantenne, quindi in una categoria di default a rischio ed essendo in Perfetto. più ipocondriaco, uso doppia mascherina. Mi lavo le mani in continuazione, sto a distanza, osservo tutte le regole del buonsenso o le regole normative, no? Emanate in nome del Covid. Però guardi questi due titoli, guardi, uno è di Repubblica e uno del Corriere della Sera. Allora, ieri Repubblica in prima pagina, a tutta pagina, scrive: vaccinazioni, il piano Draghi per salire a 200.000 vaccinazioni al giorno. Il Corriere della Sera di ieri, stesso giorno, stessa apertura sul nuovo piano per i vaccini, sottoscrive che l'obiettivo del governo è di 19 milioni di iniezioni al mese. Allora, se la matematica Panatta, lei mi insegna, non è un'opinione, 200.000 vaccinazioni al giorno per Repubblica fanno 6 milioni al mese. Mentre per il Corriere le vaccinazioni sono 19 milioni, quindi al contrario sarebbero 600.000 al giorno. Ma tra Repubblica e Corriere della Sera sarebbe possibile sapere di grazia che cosa ha in mente di fare davvero il piano Draghi? Com'è possibile che le due testate più prestigiose dell'universo giornalistico italiano scrivano nella stessa mattina due dati che sono completamente diversi, uno 200.000 e uno 600.000? Lei che cosa pensa, Panatta? Dica. E uno dei due ha scritto una puttanata, per cui è molto evidente una cosa del genere. Adesso, quando finalmente questo piano di Draghi, io spero molto presto, verrà attuato, vedremo chi avrà ragione tra la Repubblica e Corriere della Sera, anche se tutto questo dilemma per me non è che sia così importante per il proseguo della mia vita, che ha ragione.
ma lei si deve Giorno della vaccinare Repubblica quella perché sera. Dico solamente che... avendo compiuto Come? 70 primavere, dico, lei credo che si vaccinerà appena possibile. Appena mi diranno, appena mi convocheranno, io andrò a vaccinarmi, logicamente. Ma credo che l'unica maniera per poter forse sconfiggere questa pandemia sia il vaccino, perché da quello che ho visto anche in questi giorni, non è che la gente ormai è più disposta, specialmente i giovani, insomma, l'abbiamo visto in assembramenti, ma anche non giovani, perché nel centro delle grandi città ho visto delle cose che non si vedono neanche quando non c'è la pandemia, cioè all'improvviso vanno tutti quanti in centro, no? È difficile fermarli, è difficile poter, come dire, bloccare con regolamenti una certa emotività, no? Che poi qualcuno la prende, come dire, al balzo per fare quello che vuole e non rispettare le regole. Però da quello che ho visto non c'è nulla da fare. Almeno una grande parte degli italiani si è comportata non bene, benissimo. Ma c'è una parte degli italiani che si è comportata molto male. È vero che i giovani è difficile tenerli a freno perché, beati loro, sono pieni di testosterone e hanno voglia di vivere, di fare, però questi eccessi io sarei per le pene corporali. Sì, certo, perfetto. Facciamoci qualche altro amico in più. Guardi, però, se la può consolare, Roberto Burioni, Sì. virologo, e quindi sì, L'ho sicuramente, conosciuto, conosciuto. ecco, non un negazionista, non un no mask, ha scritto una cosa, secondo me, saggia. Ha detto: se un anno fa, allo scoppiare della pandemia, il lockdown aveva un senso e una logica, perché non sapevamo nulla e quindi in qualche modo, questo lo dico io, ci siamo chiusi come nel Medioevo ai tempi della peste bubbonica, dentro il castello abbiamo tirato sul ponte levatoio, stiamo chiusi e ci salviamo. Dice Burioni, questo aveva senso un anno fa, ma passato un anno, con le nozioni che abbiamo acquisito sul Covid e col fatto che sappiamo che c'è un vaccino, anzi più di un vaccino, addirittura adesso persino la Johnson & Johnson ha annunciato un vaccino in dose unica, unica nel senso che ti tutela dal Covid e nel frattempo ti fa pure lo shampoo, Johnson & Johnson. Perfetto. Dice Burioni, a questo punto il governo non può rifare il lockdown come se niente fosse, dovrebbe premere l'acceleratore sui vaccini. E Esatto, invece questo per sui fatto. vaccini siamo arrivati, guarda un po', con il commissario straordinario, il Conte 1, il Conte 2, e Tarocco Casalino, e l'ologramma con la pochette. Siamo arrivati al 1° di marzo che ancora, per l'appunto, non sappiamo se faremo 200.000, 300.000, 400.000 vaccinazioni al giorno. Ricordo che siamo 60 milioni, torti quelli che non se la devono fare. Non so quanto ci metteremo ad arrivare, no, alla vaccinazione totale e alla cosiddetta immunità di gregge, ma insomma, lasciamo perdere. Comunque, non volevo intrattenerla su questo, Panatta. Io le volevo chiedere, lei adesso vive a Treviso perché? Io vivo a Treviso perché mi sono risposato con Anna, mia compagna, e vivo a Treviso perché lei viveva a Treviso e io quando sono venuto a Treviso mi sono trovato benissimo, per cui scegliere tra Roma e Treviso non ho avuto dubbi, essendo romano fino ai carcagni, come dicono a Roma. Sto bene, poi ho intrapreso anche un'attività imprenditoriale qui a Treviso, sto Ma aprendo, vedo che diciamo, alle sto sue lavorando. spalle. Non voglio fare pubblicità, No, no, ma la voglio un lei non po' vuol fare pubblicità, ma sfogliare. alle sue spalle si vede la foto di una cosa che c'è scritto Panatta Racket Club. Lei non vuol fare pubblicità, però intanto la fa. Allora adesso la levo. No, la levo, almeno lei non mi sfoglia. Panatta, intanto mi Chiamate dica che questa lei. cosa per Pietro per cortesia, perché altrimenti il Piroso dice No, che no, faccio no, pubblicità. no. Adesso sposto questa cosa qui, lei non vede più niente. Ma
No, Panazzi, lei non è in boxer, cioè sotto la camicia e il maglione c'hai è vestito normale. Io ho sempre portato, una volta si chiamavano Eminence, si ricorda? Ho Sì, sempre sì. portato gli slip, Ah, scusi. perché in boxe mi seguono il cavallo. Contento di questa cosa, di questa precisazione? Il mio regno per un cavallo, come disse. Come no, come disse Filiberto, Filiberto. Vogliamo vedere una foto di Adriano Panatta e di sua moglie dallo scorso 10 ottobre? Ecco, questo è il giorno in cui Adriano Panatta si è risposato con l'avvocatessa Anna Bonamico, detta Bobba di Treviso. Si è risposato volendo confermare, diciamo, che la speranza trionfa sull'esperienza, no? Dice, dopo un matrimonio uno magari non si risposa, invece lei si è risposato. Io mi sono risposato perché credo nel matrimonio. E Vede? volevo dire anche che anche lei finalmente si è sposato. Sì, ma quindi non importa. Io ho avuto l'onore anche di sposarla io a lei. Io l'ho sposata a lei. Lei si rende conto di che cosa ho fatto quel giorno che volevo dire delle cose tremende e poi non potevo farlo perché ci stava una funzionaria che non mi permetteva di dire niente. Se lo ricordo queste cose qui. Una Io capò. la volevo buttare in caciara come al solito tra me e lei, e invece me l'ha proprio impedito. Sì, Però era una. devo dire che ha visto quella foto? Sì, del matrimonio. Ne abbiamo anche un'altra, Passionale, credo, passionale. eccolo qua, dal tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, questa Sì. prima del matrimonio. Ha Sì. visto che bella ragazza che ho trovato? Ma Pensi, potrebbe essere mia figlia, pensa per l'età che ha. lei è veramente un bastardo con la gloria, non senza gloria, perché io mi taccio, sorvolo. Perché lei vorrebbe per caso dire l'età esatta della mia sposa, che ha Non la la faccia di quello conosco. che vuol dirlo, No, non la no? conosco l'età dell'anagrafe di sua moglie, quindi non la posso. Però immagino che lei, tirando lì, vorrebbe che io azzardassi, ma non le darò questa soddisfazione. Va bene. Ma di Invece do cosa una stavamo grande parlando? Di soddisfazione. cosa stavamo parlando? È la prima puntata, è la puntata pilota, è una puntata di prova in onda, cioè stiamo facendo un po' di amena conversazione, abbiamo anche detto delle cose non totalmente prive di senso, il che è incredibile, dato il livello mio e anche quello del grande campione. Grande campione che negli anni d'oro, abbiamo una foto in bianco e nero, si è confrontato anche col grande Borg, giusto? Sì, con grande Grande Borg. Ma Borg. perché lei mi dice questo? Perché le chiedo, visto che lei dice che noi siamo amici, e presumo lei fosse anche amico con Borg a un certo punto, no? Oltre che No, avversari. siamo ancora amici, non ci vediamo mai, meno male perché è molto faticoso lui, molto faticoso. Lui, sì, Eh credo di sì, aver molto intuito tecnico. qualcosa dal film che ho Però visto. siamo sempre stati molto amici. Molto amici, Poi lui ecco. lo chiamo il matto calmo, perché probabilmente è la persona più matta che io ho mai conosciuto. Ha un Calmo. certo senso no, ha un certo senso dell'ironia scandinava, per cui al massimo riesce a fare un piccolo ghigno con la bocca in questa maniera qua, quando si diverte moltissimo. E poi soprattutto, come dire, è un grande, come dire, come ci posso dire? Perché vede, qui adesso Lo dica politicamente come viene. scorretto dovrei dire delle cose tremende, però cioè, lui è di compagnia, cioè, facciamoci un bicchiere insieme, ecco, no, qui dicono facciamoci l'ombra. No? Ecco, Treviso. lui invece dell'ombra si fa un, come dire, un temporale, ha paura, io lo vedo, lei adesso ha fatto quello che ha paura, invece io sarò perfetto, non si preoccupi. Ecco, io le dico però, se lei ha questo senso dell'amicizia che annuncia e denuncia per me, e Sì. il senso dell'amicizia, lo spirito dell'amicizia che ha con Borg, perché a Borg a un certo punto gli ha rifilato questa signora con i capelli azzurri che io vorrei vedere insieme a lei? Ecco, perché? Allora, intanto quando l'ho conosciuta io non era proprio così, eh. Anzi, se avete un'altra foto
40 anni fa forse si rende un pochino meglio l'idea. grande Ma cantante, questa eh? ma io non ne ho rifilato niente. Io, quando stavo con Loredana, avevo 23 anni. Sì. Quindi eravamo due creature della mia Certo. stessa età. Sì. E poi lui l'ha conosciuta molto dopo, quando, vedo dopo 7-8 anni. Qui non è che gliel'ho rifilata io, è lui che si è presa. Cioè, Ah, ecco. E io qui lei mi alza una palla perché al allora, però, suo è lui intanto, che se insomma, l'è facciamo gli presa, io spiritosi dovrei perché dire a Loredana voglio come. molto bene perché è una persona che con me è sempre stata molto carina. Devo dire che anch'io sono sempre stato molto carino e gentile con lei perché le voglio bene, fa tenerezza. Insomma, lei sa che sono lui, lei ha scritto un libro, Loredana, su tutti gli uomini che ha avuto. E l'unico uomo di cui ha parlato bene sono io, per cui è il sottoscritto. Io mi sono sempre Guardi, comportato bene. guardi, questa mezz'ora sta volando, sembra quasi un incontro di tennis in amicizia, e proprio per questo, siccome io so che lei adora il bel gioco, le faccio rivedere a tutti un frammento di una sua interpretazione cinematografica che ha avuto grandissimi riscontri, e il film, e ovviamente la sequenza in cui lei viene interpellato all'aeroporto di Fiumicino da un giovane che deve fare un sondaggio. Se possiamo per cortesia vedere il contributo, grazie. Va bene, no, io le domande le ho finite. Grazie per la risposta al questionario. Se mi lascia le generalità, così annoto tutto. Come? Se mi lascia le sue generalità, nome, cognome, professione, così annoto tutto e abbiamo finito. Panatta, Adriano Panatta. Adriano Panatta. Ma io ho il vicino di casa, si chiama Panatta, non so se siete parenti, comunque è una persona simpatica. Fa piacere. Panatta, perfetto. Professione? Professione. Senti, sai qual è il tuo problema? È che non ti diverti. In che senso? Perché ti diverti a fare questo questionario tutto il giorno. Quanti ne hai fatti oggi? Tipo 25-26. Quanti ne devi fare ancora? Questo forse è l'ultimo, poi vado a casa. A casa? Vedi? Pensate solamente al risultato. Pensate solo a portare a casa il risultato. Avete perso il senso del gioco. Il gioco di che? Il bel gioco, il bel punto. Il servizio, invece di tirare 220 all'ora, fate uno slice a uscire e andate a fare una bella volée. Una volée? Sì, una Sì. volée. No, io poi di sport zero, poi a pallavolo a Ma me potete mettere un bel proprio colpo piatto, bello, armonioso. Il rumore di un colpo piatto, sai come fa? non. Come fa? Fate dei colpi brutti, senza un senso, senza un minimo di armonia. Niente proprio. Ma tu non puoi capire. Non puoi capire. Lo so. Perché non te ne vai? È meglio. Vado via. Vai a casa. Vai a D'accordo. casa. Armonia, il rumore, Armonia. la musica. Pof, Sì. Non puoi capire. Vai. Avevo capito. No, non hai capito. Vai. Pum pum. No, non hai capito. Vai, è meglio. Eccoci qua. Pof, pof. Si è perso un po' il pof, pof, anche, non trova anche nella nostra società, ma Certo. in parte in tutti i vari aspetti, no? Nella politica, nel lavoro, come dire, c'è molta fretta, no? Io, se mi posso permettere, no? Che dice, perché ci sono meno talenti in tutti i campi, io trovo che ci siano meno talenti parliamo del Rinascimento, adesso non voglio tornare troppo indietro, però di tanti anni fa, perché il talento ha bisogno del tempo per esprimere il talento. Oggi non c'è tempo di fare nulla. Con questi maledetti social, con questa fretta di arrivare, con questo le scorciatoie che tutta la società vuole prendere per arrivare a un risultato, hanno fatto sì che il talento avesse meno maniera di esprimersi. Ed è un peccato perché
Credo ancora, e qui non voglio fare non voglio essere sciovinista, né tantomeno patriota, qualcuno, ma l'Italia ha sempre espresso i migliori talenti. Io parlo in generale delle arti, nello sport, insomma. E credo che questo sia un po' il problema dei nostri tempi, cioè non dare tempo per esprimere il proprio talento, perché siamo, diciamo, chi dirige vuole. Poi la società americana, no? Parliamoci, poi viene tutto quanto da lì. Società anglosassone, diciamo, più che americana. Qui c'è questa corsa al risultato e i ragazzi spesso e volentieri non riescono a esprimersi perché devono dare risposte immediate e le risposte immediate spesso portano a risposte sbagliate. Però non voglio diventare serio perché lei non possiamo fare. No, però mi fa piacere che abbiamo chiuso, perché sono passati abbondantemente i 30 minuti, mi fa piacere che abbiamo chiuso con una riflessione invece seria, perché poi a noi, detto volgarmente, piace cazzeggiare, dico a me e Adriano quando stiamo insieme, poi ogni tanto, ma molto raramente, esce una perla di saggezza, quasi sempre ad opera di Panatta, devo dire. E questa è una di quelle, e cioè c'è questa corsa, no, all'affermazione personale, una società molto individualismo spinto, il successo da raggiungere subito e presto, no? Presto e bene, subito in vetta, i talent, X Factor, i cantanti, tutta gente che viene dimenticata poi nel giro di pochissime settimane, proprio perché c'è la necessità di bruciare velocemente tappe e Certo. traguardi, in cui il talento vero purtroppo magari si disperde o non viene proprio riconosciuto ed è un peccato. Comunque, Panatta, noi avremo modo di rivederci, di risentirci. Possiamo triangolare con la regia di Milano per dare la linea a Milano? Non so chi c'è in studio in questo momento, se possiamo vedere o se mi sentite, così chiudiamo questa prima. Eccomi, Oh! ci sono io. È stato bellissimo questo vostro dialogo. Io ho sentito tutto, mi sono segnata anche le cose più compromettenti, così poi Antonello parlo con te, non mi permetterei mai con Adriano. Torno e ti leggo quello che è stato detto. A parte gli scherzi, bravissimi, sono qui. È il direttore Manuela Donghi, lo dico per chi non fosse avvertito, Direttore, quindi buongiorno. buongiorno Adriano, grazie per essere stato dei nostri in questa prima puntata d'esordio, insomma, poi esordio è sempre una parola grossa quando parliamo di Antonello Piroso, visto la sua esperienza, però insomma, puntata d'esordio sulle fonti TV è stato un grande piacere averti con noi, quindi grazie mille anche da parte mia. Grazie a voi, grazie a voi, Allora, grazie a voi. grazie ad Adriano Panatta, ti voglio bene, un bacio Ciao anche Antonello, alla stai Poba, bene. la signora Bonamigo Panatta che so essere lì accanto al nostro grande campione, grazie a Manuela Dongo, grazie alle fonti, appuntamento domani alle 10 con Enrico Vanzina che ci parlerà e dei suoi libri e dei suoi film e delle polemiche perché ha fatto una commedia sul lockdown, pensate, come se del lockdown non si possa parlare anche con un occhio visto a ciò che comunque è stato fatto in quest'anno a fronte di una tragedia che purtroppo ha raggiunto le 100.000 vittime e c'è sempre di fondo il rispetto per la memoria delle vittime e per il dolore dei loro familiari. Grazie ad Adriano Panatta, grazie a Manuela Donghi, grazie alle fonti, ci rivediamo domani alle 10. Buona giornata.